Ciao a tutti, io sono Snowkills e in questo video andremo a vedere come si batte un boss Devia Danno a mobs. Per questa sfida userò come al solito Onnige perché ha la formazione più adatta, vabbè in questo momento la formazione da plateau, ma sono comunque gli eroi giusti per riuscirla a completare, in quanto ci serve per forza un Babbo Natale col skill almeno a 8, perché io ho già Aries con rigenerazione 5-5 e un altro Babbo Natale, quindi io con questa formazione con cui solitamente faccio il regno perduto andrò senza neanche cambiarla a completare questo boss. Allora, vi spiego perché si completa il 100% delle volte, non è possibile fallirlo in questo modo. Allora, sfida. Allora, vediamo che subito Aries impedisce l'attivazione delle skill. Iniziano a colpire, si attivano i buff e Babbo Natale skilla esattamente nel momento in cui scade la skill di Aries, vedete? Quindi proprio in quei due secondi in cui non c'è la skill di Aries, Babbo Natale rallenta talmente, i due Babbo Natale rallentano talmente tanto che non è possibile che il demone in quel frangente di tempo riesca ad attaccare. Così facendo, ogni demone non attiverà mai la sua skill. L'unico demone che fa eccezione a questa regola è il demone riduce danno. Infatti questo demone, non capisco con quale tecnica, riesce ad attivare comunque la sua skill. Quindi nel caso di riduce danno è consigliabile usare un pixie all'interno del team, che con un po' di fortuna, sincronizzato al modo giusto, riuscirà a togliere, a debuffare il demone. Quindi facendo in questo modo, con un Aries rigenerazione 5-5, due Babbo Natale, almeno un druido per il sustain e ovviamente le zucche e un cupido, si riuscirà sempre a completare qualunque demone tranne, come detto prima, i riduci danno. Oltretutto questa formazione in particolare, come quella che ha anche Onnige, è una formazione che si presta alla perfezione al regno perduto. Infatti non ho provato anche a usare altri, per esempio ho trovato Barba Bianca e ho cercato di inserirlo in questo team perché mi piace tantissimo come eroe, ma ho notato che il fatto di stunnare tutti i nemici all'istante non è una cosa positiva. Infatti impedisce l'attivazione di Zucca, perché Zucca partendo all'inizio viene colpita e si attiverà più volte, rendendo più potenti le skill dei nostri eroi. Mentre, facciamo un esempio, mettendo al posto di un Cupido un Barba Bianca, noteremo che in un combattimento, prendiamo lo screen, andiamo a fare un combattimento qualunque e vedremo che il fatto di stunnare tutto all'inizio, vedete, impedisce a Zucca di skillare più volte, e quindi guardate, il fight dura praticamente il doppio di se ci fosse Cupido. Quindi quello che posso dire, un altro demone, un altro devia danno. In questo caso dovrò aspettare perché attualmente soltanto Onnige ha una formazione, però andiamo magari a provare a vedere se anche con qualcun altro riusciamo a fare questo boss, questo demone, scusa. Allora vediamo, Donald è molto forte, ha l'Aries ma non ha Babbo Natale. Proviamo Acci. Acci neanche ha Babbo Natale, ha un altro Aries. Mentre vediamo Piero che ha Babbo Natale, quindi con Piero probabilmente riusciremo a chiudere lo stesso questo demone di via danno. Vediamo, sì, i due babbo skillano, riprende, sì, quindi anche con Piero penso che sempre con la stessa tecnica di prima. Cioè io parlo perché ho già io Aries con rigenerazione 5-5, quindi avendocelo già io, avendoci già babbo con skill a 8, mi devo soltanto preoccupare di trovare dall'altra parte un babbo. Altrimenti, non avendo un Aries con rigenerazione 5, ovviamente dovreste anche avere dall'altra parte un compagno che lo ha.
E un'altra cosa che ho notato, piccola curiosità, è che conta anche probabilmente Maratona. Infatti il mio Ares ha Maratona 3 sugli emblemi. E questa cosa mi ha detto Onnig, che è provato con una formazione simile alla mia, ma non con la corsa, con Maratona. Non è proprio che ci si riesce al 100% delle volte. Non sono sicuro di questo, ma l'ho detto perché, visto che in questo video ci ritroviamo a parlare di questo, ve l'ho voluto dire, insomma. Ok, il video è finito, spero vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.